Eccoci qui, ciao Alessandro. Ciao Patrizio. Siamo qui per imparare qualcosa da chi ha molta esperienza sul campo come psicoterapeuta. E siamo qui per chiederti appunto qualcosa. Abbiamo fatto varie puntate, vari discorsi. Quello che voglio chiederti oggi è: quando ti capita un paziente logorroico e imballato di informazioni cliniche, magari ti porta un'autodiagnosi che è convinto di avere il disturbo X e ovviamente se lo dice da solo, ecco, come gestire questa situazione? Come fai di solito? Allora, in realtà sono un po' tre cose diverse, mi viene a dire. Allora, logorroico è logorroico. Per certi versi può anche fare comodo, nel senso che comunque parla, racconta tanto. Sì, può anche un po' soverchiare, però ci sta. Poi c'è quel paziente, quello reputo che sia un po'. Poi c'è il terzo che dicevi, quello che se ne arriva con la diagnosi. In realtà quasi tutti arrivano con la diagnosi, alcuni in maniera, come dire, feroce, cioè vogliono che tu proprio certifichi quella cosa che loro hanno in mente. Mi ricordo tanti anni fa una paziente anziana che aveva. Una maestra aveva finito di lavorare, ci è andata in pensione ed era arrivata lì con un ritaglio di Gente oggi, il giornale, che con i punti diagnostici per la depressione me li indicava dicendo: senta, lei mi deve, io ho questo, 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 quindi ho la depressione. Va bene, per cui era arrivata lì anche con la prova del periodico. No, invece la categoria in mezzo è un po' più interessante, che sono quelli che si sono fatti una cultura. Mi viene a dire anche un po' posticcia di psicologia, e vengono lì con delle informazioni, con un lessico anche ricercato, però mancano ovviamente, come dire, della comprensione di ciò che sottende a quelle strutture. Direi che attualmente, negli ultimi anni, il grande termine, nel quale ci possiamo. Come dire, riconoscere in questa cosa il narcisismo, no? Per cui tutti sanno tutto del narcisismo, hanno letto, eccetera, eccetera. Sì, però poi non sanno bene che cos'è l'organizzazione borderline di personalità, che cos'è esattamente il narcisismo, come evolve l'ideale del sé, cioè tutta una. Per cui non capiscono che il narcisismo non ha solo a che fare con delle aree di pertinenza, come dire, predatorie, per cui l'antisocialità, il narcisismo, eccetera, ma. C'è un danno narcisistico anche nei soggetti dipendenti, nei soggetti evitanti, eccetera, eccetera. E niente, con calma, con tranquillità, con questo tipo di pazienti si cerca di far capire l'informazione meglio. E in genere la gente a volte, perché vabbè, non è che ti arriva un paziente arrogante dicendo: no, lei non sa niente, lo so io, cioè, almeno così a me non è mai successo. Vengono pazienti che dicono: ah, sa, ho letto questo, ho visto questo, ho visto questo, ho visto i suoi video, ho visto quello, e tu spieghi. Quello che faccio sempre capire ai pazienti, ma l'ho detto anche nel video, è che sfortunatamente, e questo vale anche per i psicologi, che si iscrive a psicologia per guarire, non si guarisce iscrivendosi a psicologia, non si guarisce leggendo i libri sul narcisismo, cioè non si guarisce dalle relazioni tossiche leggendo i libri sul narcisismo. Cioè, queste ti illuminano, ma i meccanismi che ci sono dietro, le familiarità, i pattern comportamentali che si sono strutturati magari in periodi remoti della vita in famiglia, non si guariscono leggendo il libro. Sarebbe, come dire, troppo facile, ma anche per noi. Io chiuderei bottega, mi metterei a scrivere libri, me ne sto qua sciallato, e per cui sarebbe comodo anche per noi. Però sfortunatamente non succede. Per cui sì, insomma, abbiamo questo tipo di popolazione diversa rispetto a questi temi. Assolutamente, molto interessante questo aspetto e concordo sul fatto che il libro, ad esempio, no, non basta, nel senso, capire qualcosa sicuramente è utile, però rimane una conoscenza inerte, come si suol dire, senza l'azione, che è la vera promotrice poi del cambiamento, no? C'è l'aspetto esperienziale e bisogna farlo con un professionista. Sì, poi tanto più. Allora, poi sai, nell'ambito delle relazioni tossiche ci sono alcuni episodi di vita che secondo me possono essere anche un po' inglobati nell'esistenza senza correre al terapeuta. Cioè, è chiaro che invece ci sono altre situazioni altamente lesive, traumatogene, eccetera, che invece è il caso di
comprare monoterapeutico. Cioè, se hai dei problemi gastrointestinali, non vai a comprare il libro sull'intestino tenue e l'intestino grasso. Cioè, vai da un medico, anche se tu hai letto il libro e sai perché hai la diarrea o hai la stima, quell'altro, però cioè, non è che ti basta semplicemente. Sì, poi puoi correggere vagamente l'alimentazione, migliorare un po' la roba, ma forse è il caso andare da uno che, come si suol dire, sa dove mettere le mani, e per perizia, cioè per competenza tecnica e per esperienza, e guarire. Ma infatti la gente fa così con la medicina in genere, non tutte, alcune si curano da sé, alcune. Però andrebbe fatto la stessa cosa con la psicologia, tanto più il problema è importante. Esatto. Okay. Penso che questo venga facilitato progressivamente anche dal riconoscimento dello psicologo come figura professionale importante, viene un po' legittimato, no? Infatti si pensa anche allo psicologo di base in maniera imminente, magari, no? Perché c'è troppo a volte una percezione distorta, secondo me, dello psicologo come se fosse quello a cui confessarsi, un prete, no? Sì, beh, questo è un altro tema interessante. Lance Perry, un famoso psichiatra americano, uno dei più grandi divulgatori, nel libro Spirituality ha proprio paragonato giustamente la figura del prete a quello psicologo, parlando dei psicologi come preti secolarizzati. Ed è vero, d'altronde noi abbiamo rubato il loro lavoro, eh? Cioè, nel senso che il consigliere spirituale dell'anima, prima che si riconoscesse l'inconscio, per 2000 anni sono stati preti. Poi c'è stato uno shift, uno spostamento sulla dimensione scientifica, e quindi l'anima è diventata la psiche, è diventato l'inconscio, quindi sono arrivati gli psicologi, eccetera, una figura che viene dalla dimensione umanistica e ha a che fare con la medicina, con la filosofia, eccetera, e un po' siamo dei preti secolarizzati da quel punto di vista, però molto più, però disconnessi dalla dimensione mistica, come dire, e invece connessi alla dimensione medica. Esattamente. Se volete approfondire questi discorsi, guardate gli altri episodi e alla prossima. Ciao.